partecipo a un incontro che riguarda cibo ed economia, no? Tra terra e mare. E ho sentito con piacere, prima mi sembra Renata Curina, dire che in fondo il passato, e in particolare l'età romana, per quello che mi riguarda, ma comunque non solo quella, non è molto diverso dal presente, insomma, o comunque. Ed è, diciamo, questo da parte mia è proprio uno dei motivi che ho sempre in qualche modo portato avanti. E faccio solo un esempio, un paio di esempi, ma quando sentiamo parlare oggi a proposito di cibo e economia, no, di mercati a chilometro zero, dei quali sono pieni tutti i giornali, sono pieni, se ne sente, tutte le televisioni, se ne sente parlare, insomma, in continuazione. Beh, in fondo questo è un fenomeno che è esattamente lo stesso fenomeno che si verificava nell'antichità, perlomeno nell'età romana, ma anche nel mondo greco. Ne abbiamo moltissime testimonianze nelle raffigurazioni, soprattutto nelle raffigurazioni anche inusive, soprattutto negli affreschi, e ne abbiamo testimonianze nelle fonti letterarie. Le fonti scritte parlano veramente di una certa attività a chilometro zero, cioè un mercato nel quale il contadino o il pescatore vende direttamente i suoi prodotti. Poi ci saranno alcuni problemi fiscali, il mondo non cambia, sono esattamente gli stessi problemi che si verificano oggi. Abbiamo ad esempio dei calendari non binari, cioè dei calendari con l'elenco dei mercati settimanali. Uno dei dubbi ordini che annuisce, uno viene proprio da Sant'Arcangelo, quindi è estremamente molto, molto importante e molto famoso. In fondo, appunto, si parla di economia di mercato, consentitemi questo termine, per il mondo romano, per l'antichità romana. È veramente un'economia di mercato. Poi qualcosa cambia. Col Medioevo direi che si può piuttosto parlare di un'economia di sussistenza più che di mercato, perché è cambiato il sistema politico, perché molto semplicemente perché esistono dei sistemi di controllo della produzione, non più da parte di un'entità politica, chiamiamola Stato, ma comunque di un'entità politica come era nel mondo romano, ma nel mondo medievale la sussistenza deriva proprio dal fatto che il dominus, è l'abbazia, sono i proprietari, insomma, che danno per la coltivazione dei campi o danno per l'approvvigionamento di ciò che dei pesci, insomma, che non sono più tanto nel Medioevo di pesci di mare quanto sono piuttosto i pesci di lago e i pesci di fiume, proprio perché è diverso il tipo di controllo. Concedono, insomma, a chi abita in quella zona, concedono trarre i prodotti da quella zona in cambio non più di una fiscalità, ma in cambio di una percentuale, un numero di pesci, insomma, o di una di pesce di gallina, quello che è, comunque di una percentuale del prodotto. E quindi è veramente un sistema di sussistenza e un sistema di reciprocità che è decisamente cambiato. Io non saprei cos'altro dire, perché sennò vi racconto. No, è la sociologia, secondo me.